Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata discuteremo rapidamente se è conveniente oppure no acquistare like, visualizzazioni e iscritti da YouTube. Nella pagina di promozione di questo servizio, che trovate il link in descrizione di questo video, c'è scritto che aumentare il numero di visualizzazioni permette di avere un aumento dell'audience anche in prospettiva, qualora uno volesse monetizzare il proprio canale. YouTube infatti adesso chiede un minimo di 4.000 ore di visualizzazione, che corrispondono a circa 100.000 views, ossia più o meno a 1.000 iscritti al canale. Oppure questo servizio di acquisto di like, di iscritti e di visualizzazioni serve anche per ottenere una maggiore notorietà. Spesso il servizio viene utilizzato proprio per questo secondo fine. L'aumento di visite in YouTube e quindi di notorietà comporta un effetto di trascinamento di aumento di visite reali, aumentando quindi la possibilità di arrivare a un pubblico più folto rispetto a video non sponsorizzati. I vantaggi del servizio di aumento delle visite di YouTube sono: un aumento di visite rapido e graduale, visite reali e di utenti interessati, attivazione immediata, visite accettate da YouTube, utili anche alla monetizzazione. Le altre pagine dicono che quando si tratta di migliorare e far crescere il proprio canale YouTube, ogni strategia che mira all'aumento degli iscritti è ben accetta. Per questo motivo, comprare iscritti YouTube è una procedura che va tenuta in considerazione ed eseguita nel migliore dei modi. Comprare iscritti YouTube senza conoscere la loro reale qualità può portare a risultati disastrosi. Lo scopo principale di questo metodo è quello di far accrescere il proprio marketing e arrivare al successo. Per non fare scelte sbagliate, ci sono alcune valutazioni da fare prima di comprare iscritti su YouTube, ma anche alcune considerazioni che portano a decidere se è il caso o meno di utilizzare questo servizio. Un video che ha poche visualizzazioni non viene visto da molti utenti. Se i canali hanno pochi iscritti, fanno particolare fatica a farsi notare, restando in disparte o nell'ombra per molto tempo. Un video con tante visualizzazioni invece ha sicuramente un impatto maggiore e porta con sé molto traffico. Questo perché un contenuto visto e condiviso fa scattare un circolo virtuoso che spinge gli utenti a considerare quel contenuto valido e interessante, nonché YouTube stesso gli darà maggiore visibilità. A volte capita che anche alcuni utenti visualizzano un video notando l'elevato numero di visualizzazioni, chiedendosi il perché in tanti hanno deciso di aprirlo. Insomma, anche a voi sarà capitato di scartare un video per le poche views, pensando che non fosse interessante a priori. Per cui avere un buon numero di iscritti YouTube può diventare fondamentale se si vogliono alzare le visualizzazioni dei video e aumentare le condivisioni. Ma la storia è davvero così? Allora, le aziende sicuramente sono interessate ad ottenere dei like e anche degli utenti e visualizzazioni, e anche se questi sono ad esempio fittizi, può avere un senso spendere una parte del budget pubblicitario di un'azienda in like oppure in utenti fittizi oppure in visualizzazioni, per andare alla ricerca della moda e della notorietà di uno sponsor o di un filmato, oppure appoggiarsi a youtuber che già esistono e che hanno un alto numero di followers, per cui possono essere arruolati come testimonials reticolari. La cosa può tornare utile anche per liberi professionisti, specie per servizi della rete. Like e utenti e visualizzazioni indubbiamente possono far comodo, dando l'impressione di una maggiore notorietà e quindi di un maggior bouquet di clienti asserviti praticamente presso le relative prestazioni.
artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, piccole imprese, sicuramente di acquistare like, falsi utenti e visualizzazioni ai loro video non frega proprio niente. Questo non vuol dire che YouTube non sia un utile strumento di marketing, anzi, tutt'altro. Inserire contenuti aziendali potrebbe essere un ottimo strumento per accalappiare potenziali nuovi clienti selezionando già a priori il proprio target. Tuttavia, andare a acquistare utenti falsi di sicuro non migliorerà, diciamo, lo sforzo di marketing in questo ambito, quindi sicuramente per questo target di soggetti non è una buona idea. Allora, youtuber, aspiranti youtuber hobbisti, può essere una tentazione quella di spendere per comprare traffico, ma il rischio è quello di perdere di vista la propria linea editoriale, finendo costretti in un costante finanziamento di video che però non causano una crescita del canale in quanto i contenuti prodotti sono troppo scadenti. Se paghi per pompare un contenuto è un po' come barare in una competizione che non ti farà capire cosa funziona, cosa no, quali format e linee editoriali sono utili o meno. Inoltre, continuare a pubblicizzare il proprio canale potrebbe causare una mutazione della propria linea editoriale, finendo costretti a rincorrere topic mondani che poi non fregano più niente a nessuno dopo pochi giorni. In ultima analisi, tralasciare la qualità delle bloggate o dei podcast, insomma dei contenuti evergreen che poi sono le fondamenta di un blog, così come di un canale YouTube, la sostanza di quello di cui si vuol parlare perché si ritiene di aver qualcosa di utile ed interessante da dire. Secondo me è più utile investire denaro acquistando hardware e o software piuttosto che investire denaro in like, visualizzazioni o falsi utenti che non faranno del vero passaparola se il video gli è piaciuto, falsi like che non si ripeteranno su altri video di pari o migliore qualità se l'utente non decide di sponsorizzare il proprio video. L'hardware e software rimane in proprietà ed in uso dell'utente. Invece, il denaro speso in traffico acquistato si tramuterebbe in una mera solleticazione edonistica personale che però sarebbe effimera ed a mio avviso controproducente. Io la penso così. Se si ha davvero qualcosa da dire è meglio lasciar perdere l'acquisto di traffico, perché ci saranno talmente tanti argomenti di cui parlare, per cui non vi dovrete preoccupare di cosa andare a scrivere nel vostro blog e o di cosa andare a parlare nella prossima puntata del podcast. Non si tratta di fare video marketing cercando problemi degli utenti e proponendo loro la panacea pronta per l'acquisto per corrispondenza, ma il punto è di seguire personali linee editoriali che devono rappresentare in primis l'interesse e la passione di ciascuno, perché ovviamente se non è divertente creare contenuti di un certo valore e aggiungerei anche spessore, tanto vale impiegare il proprio tempo in altro modo. Io almeno la penso così. Ciao, un saluto.